Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi briciole di storia della vita del santo frate minore cappuccino che qui incontrava spesso i figli spirituali. Ecco, ricordiamo che questa era clausura, quindi qui potevano venire solo gli uomini e spontaneamente si creavano due ali di fedeli, di quelli un po' tra virgolette raccomandati, ecco, dai frati, da amici, da parenti, da figli spirituali di Padre Pio, che attendevano il passaggio da qui, che veniva dalla sacrestia della Chiesa Grande, oppure e andava verso la sua cella, o viceversa, quando dalla sua stanza, dalla sua cella, andava verso la chiesa. E qui si fermavano le persone per aspettare Padre Pio e per quasi anche guardarlo, avere un sostegno morale, affidare a lui tutte le loro pene, gli affanni, i tormenti, i dolori. E dei dolori vogliamo raccontare, i dolori di questo giovane frate. Nel 1910, quindi, parliamo di un frate cappuccino che si apprestava a diventare sacerdote, lo farà nell'agosto del 1910, e racconta al suo ministro provinciale quali erano le sue pene, quali erano i suoi dolori fisici. Ecco, sentiamo un po' come stava Padre Pio. Ecco, scrive: ecco qual è il mio stato di salute. Lo stomaco, grazie al cielo, è quasi da Natale che non rigetta più nulla, mentre per lo innanzi riteneva appena la sola semplice acqua. Anche le forze me le sento alquanto ritornate, tanto da poter camminare per un po' senza tanto incomodo. Ma ciò che non vuol lasciarmi, sì, è la febbre, che quasi tutti i giorni verso sera viene a farmi visita, seguita da copiosi sudori. La tosse, poi, e i dolori del torace e della schiena sono quelli che più mi martirizzano continuamente. Scrive Padre Pio: troppo dovrei ringraziare il Signore per la forza che mi dà nel sopportare con rassegnazione e pazienza tutti questi malori. Da un pezzo in qua sembrami che nessuna cosa di qua giù abbia più alcuna attrattiva per me. L'idea della guarigione, dietro tutte queste tempeste che l'Altissimo da su mi manda, sembrami un sogno, anzi una parola priva di senso. Al contrario, l'idea della morte sembrami avere tutta la mia attrattiva ed assai vicino a raggiungerlo.